Abbiamo il maestro informale Silvio Formichetti. Benvenuto, maestro. Salve, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questo appuntamento. Un piacere reciproco, grazie ancora. Partiamo ora con una scheda introduttiva al maestro. Silvio Formichetti è il pittore italiano che ha reso la tecnica informale contemporanea alla nostra vita. Le sue pennellate, atte a spaziare in tutta la gamma cromatica, rivitalizzano semplicemente la tela. Pur partendo da una storia dell'arte che ha visto diversi esponenti internazionali, Formichetti dipinge con uno spirito e una sensibilità sinergica i nostri giorni. La sua non forma è dettata da pure emozioni lungo una sensibilità sempre aperta ad esplorare l'arte. Dalla partecipazione al Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 2011, curato da Vittorio Sgarbi, l'artista abruzzese ha sempre portato avanti una disamina attraverso gesto e cromie. Sul cavalletto, la sua anima lo porta a graffiare gentilmente ogni singola tela, trovando nell'improvvisazione sequenze sovrapposte dalle diverse nuance cromatiche. Una non forma esteticamente d'impatto, ma di spessore. Le sue opere si rapportano costantemente con lo spazio ospitante, infondendo uno stile caratterizzante l'iter artistico propriamente di Silvio Formichetti. Oggi tutto passa e in pochi istanti tutto è già rivisto allo stesso tempo. Cosa vuol dire per te essere un pittore informale contemporaneo? Allora io parto da un presupposto che un artista, almeno per quello che mi riguarda, dovrebbe solo ed esclusivamente dipingere e non dare spiegazioni per quello che è il suo sentimento espressivo. Però è giusto, visto che comunque io sono un artista che è anche sul mercato, dare delle risposte a chi si pone delle domande guardando un'opera informale. Per quel che mi riguarda, la pittura informale, a differenza di quello che è stato raccontato negli anni passati, non è l'urlo di un dramma vissuto, no, assolutamente. Per me la pittura informale, come la vedo io, come la sento, non è altro che un dialogo profondo, che l'individuo fa con se stesso inconsciamente. Quindi è la ricerca di un qualcosa dentro di sé, e quindi qualcosa di indecifrabile, rappresentato sulla tela in maniera indecifrabile. Quindi possiamo dire un'unione di emozioni e stati dell'anima che tu provi davanti alla tela bianca e attraverso il segno, il gesto e le cromie vai appunto a delineare poi un tuo percorso che in ogni opera è diverso. Beh, certo, assolutamente, come nel caso alle mie spalle c'è un'opera dal ciclo Cromofobia, quindi un'opera in bianco e nero, come in questo periodo è una sorta di sole bianco e sole nero, e la drammaticità del momento che noi viviamo, io la rappresento in questo modo, ma non perché devo denunciare qualcosa di drammatico, assolutamente. No, semplicemente perché inconsciamente dentro di me sento in maniera viscerale di esprimermi in questo modo. Ecco, tu dal bianco e nero, ma anche al colore, quindi tonalità calde, tonalità fredde. E rientriamo un po' su questo fil rouge, con questo filo rosso che ti contraddistingue, dove ti porta il cuore, innanzitutto, ma nello stesso tempo la mente per condurti alla gestualità. Per quanto concerne il discorso della cromia, è un momento magico. Tutto nasce in maniera molto particolare, cioè sei davanti alla tela e stai dipingendo e magicamente tutto avviene, tutto si compone.
E questo dipende però ovviamente dallo stato d'animo che una persona ha in quel momento. Quindi io, essendo un pittore, una persona particolarmente solare, particolarmente amichevole, anche se guardando i miei quadri uno potrebbe pensare il contrario. No, assolutamente, perché come ripeto, l'artista non viene descritto solo ed esclusivamente per quello che fa. Quindi diciamo che sì, qualcuno dice che il quadro è la carta d'identità dell'artista in qualche modo, ma non è, fondamentalmente non è così. Io sono una persona che sente la pittura, la materia in maniera viscerale e quindi nel momento della realizzazione, della creazione dell'opera, tutto avviene in maniera particolare, strana, magica. Infatti, emozioni e lirici labirinti dove noi telespettatori, quindi noi usufruitori finali della tua idea, del tuo concetto artistico, andiamo a ritrovare per perdersi nello stesso tempo. Quindi cercare qualcosa, ma nello stesso tempo smarrirsi. Un'ambivalenza sempre di stati d'animo, come del resto tu vai a dipingere nella tela. Sì, l'hai detto bene, non a caso ci sono dei cicli come i labirinti dell'anima, cicli documentati, catalogati, tra l'altro, dialogo con l'infinito, il silenzio che urla, cioè, come ripeto, sono stati d'animo, che mi conducono comunque a urlare questo silenzio. Ecco, nell'ottica di una costante ricerca, tu in prospettiva cosa pensi e che cosa proporresti per andare oltre l'informale, pur rimanendo in uno stile che comunque vive di non forma? Ti sei mai posto così questo pensiero, un obiettivo comunque da esplorare, perché sappiamo che per un artista la storia dell'arte non è immediata. Quello che uno va a produrre si determina, ma determina un concetto negli anni e nel tempo. Allora, premetto che io nasco dalla figura, attenzione, non è che io sono nato informale. Attualmente sto seguendo un percorso personale, quindi a me piace dire come stanno le cose, perché visto che io sono nel commercio anche, ci sono le opere commerciali che tu devi fare perché il commercio è abituato a vedere quel tipo di produzione. E poi ci sono quelle della ricerca. Da un punto di vista della ricerca, sto in qualche modo tornando alla non forma, ma sempre una forma non forma in pratica. Quindi sto sperimentando con dei monotipi la figura dell'altissimo, quindi proprio la sindone, c'è uno studio sulla sindone. E, come sempre, da un punto di vista della ricerca, c'è la ricerca dell'altissimo, perché il mio è un percorso molto spirituale, ma so benissimo che nel momento in cui mi accorgo, sento di averlo toccato, ricado e mi rimetto in discussione. E guai se non fosse così. Ecco, hai ben accennato alla tua fase iniziale di artista figurativo, poi hai trovato più energia, più forza creativa nell'informale. Ecco, se vuoi descrivere un attimo questo passaggio anche per i telespettatori che non conoscono il tuo intero percorso. Io sono nato come un pittore, sono nato pittore perché comunque sono cresciuto in un ambiente artistico, perché mio padre si circondava di artisti, quindi casa mia è stata nel periodo anni 70, anni 80, una sorta di appuntamento bohemien di quel periodo, quindi ricordo artisti anche importanti che hanno frequentato casa e tu pensa che all'età di 16 anni mio papà mi regalò la monografia di Giulio Turcato, che ho ancora custodita, insomma. Dipingevo paesaggi dell'entroterra abruzzese, poi qualche disegno di qualche ragazza, volti, così, insomma, come si faceva quando uno aveva 17-20 anni. E man mano però andavo alla ricerca di qualcosa che mi faceva, cioè,
mi sentivo troppo ripetitivo. Quindi disegnare un paesaggio, disegnare una campagna, un canneto, ispirandomi anche al grande Pedretti, mi faceva però sentire un pochino ripetitivo, però non mi dava emozioni. Quindi era un manierista in pratica. E quindi da lì poi, iniziando a studiare, a guardare mostre importanti, a uscire fuori dal territorio, a conoscere bene gli artisti dell'informale, quindi iniziando da Afro, Basardella, da Bepi Santomaso, ma quel Santomaso forte, Sì. guardando questi artisti, e non solo ed esclusivamente gli artisti degli Stati Uniti, quindi da Pollock, De Kooning, no, io ho guardato i nostri artisti e da lì mi sono sentito in sintonia con loro. Mi sono sentito. Io non sto facendo nulla di che, io sto in pratica io ho riportato l'informale non in vita, gli ho dato un seguito, ovviamente con un mio linguaggio, con una mia etichetta, però se nel 1998-99, quando partecipai per la prima volta ad un premio importante, che era il premio Sulmona, dove c'erano artisti come Sughi, come Celiberti, che erano già veterani, ormai alcuni a miglior vita, eccetera. Io ero l'unico giovane che propose un quadro informale, e però venivo visto non di buon occhio, perché l'informale per loro erano gli storicizzati, un'espressione ormai posta lì, passata, e non se ne doveva parlare più. Invece in questo ventennio io ho continuato a fare pittura informale, a fare mostre, un periodo ho lavorato nel settore delle televendite e quindi oggi posso dire che sono un caposcuola, perché ci sono tante persone, tanti ragazzi che si ispirano a me. Chiaramente il segreto è sempre quello, partire dalla storia dell'arte, informale, figurativo, astratto, concettuale, però dare quel quid per rapportarti e per raffrontarti con quello che poi è la contemporaneità. Tra gli artisti che abbiamo dimenticato c'è Emilio Vedova. Emilio Vedova resta per me il maestro venerabile, quindi assolutamente non si discute. Però è normale che il sentimento è diverso. Vedova era più una pittura di protesta, almeno una pittura di ricerca spirituale, quindi. Però io dico la mia, ovviamente mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, ma secondo me non era neanche una pittura di protesta la sua. Purtroppo in quel periodo i grandi critici come Brandi, Venturi, Argan dovevano dare una giustificazione alla pittura informale. Quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era comunque l'ignoranza, c'è oggi l'ignoranza culturale su questo tipo di espressione, intendo. Figuriamoci 70 anni fa, cosa volevi capire di un quadro informale, gestuale, così forte, con quella rabbia che dava Emilio Vedova. È normale che dovevano dare una giustificazione, dovevano dare una risposta al fruitore, e secondo me si sono inventati, poi anche con la politica di mezzo, questa cosa della pittura di protesta. Ma io credo che Vedova dipingesse quello che ha fatto con il cuore, con il suo sentimento, senza urlare contro nessuno. Così come dipingo io e come dipingono tante altre persone. Credo, penso, una mia opinione, come ripeto, mi assumo le mie responsabilità di quello che sto dicendo. Ma se noi prendiamo la scuola di New York, l'espressionismo astratto, da Esatto. dove poi sono nate queste nuove forme espressive, non c'era alcuna protesta, ma solo la voglia di un gruppo di artisti di liberarsi dall'Europa, quindi dalla cultura europea, che erano stati influenzati in precedenza, e quindi trovare un proprio stile. Quindi tutto sommato, se noi andiamo a stringere e andiamo a vedere i veri maestri, e quindi la scuola di New York, l'espressionismo astratto, al di là poi del filone europeo, di polemica c'è sempre ben poco. È ovvio che all'epoca un artista iscritto in un determinato area politica aveva delle agevolazioni,
E qui me lo sento di dire io, abitando a Venezia, molti artisti hanno avuto delle grandi, diciamo, possibilità in più aderendo a una determinata area politica. E questo poi ha determinato, è andata a discapito, diciamo meglio, a artisti che comunque erano dalla sponda opposta, che stiamo riscoprendo negli ultimi anni. E penso che dire queste Questo cose. sicuro. Bravissimo, mi hai anticipato nell'esempio, però essendo nel 2020, penso che sia anche giusto evidenziare queste situazioni, come del resto Rauschenberg vinse la Biennale di Venezia quando all'epoca poteva vincerla un Alberto Biasi che portava una ricerca cinetica. Quindi sono tutte fasi che poi hanno determinato anche lo sviluppo di correnti artistiche come la pop art. Rispetto ad altre più di matrice europea. E da qui poi apriamo un capitolo molto lungo, anche molto interessante. Silvio, siamo arrivati alla conclusione e ti ringrazio molto per la tua disponibilità e anche la tua sincerità espressiva. Grazie ancora. Grazie.